stasera vi faccio vedere il mio borsettino in finta pelle portapipe, molto carino, mi è stato regalato un compleanno 2 anni fa, si presenta così, ha una cerniera sotto dove magicamente, dalla quale magicamente esce una pipa. Questa è una Savinelli Trevi, lo shape è il 114, sì, rusticata. Questa è la mia seconda pipa, però la prima che ho comprato, perché quell'altra è quella che vi ho fatto vedere. Che vi ho già fatto vedere quella colorazione rossiccia. Questa è la mia prima pipa che ho comprato. Ho comprato una dritta perché su consiglio di molti la pipa dritta fa meno acquerugiola, effettivamente è vero, più semplice da fumare. È una Savinelli Trevi 114 con filtro, che io, una volta finiti quelli in balsa che erano compresi nella confezione, poi non li ho più acquistati, ma fuma benissimo anche senza filtro. Eccola qua. Poi ha degli altri anfratti, io in uno ci metto una tasca più alta qui con cerniera, io tengo gli scovolini per pulire. Poi ha una tasca qui plastificata all'interno, che in teoria sarebbe per metterci il tabacco giornaliero che uno si vuole portare dietro, però io ho notato che tende un po' a seccare, anche perché non ha una chiusura con cerniera, è soltanto plastificata e questo scende sopra e va a coprire. E quindi io di solito me lo porto dietro, sì, o qui o nei miei soliti barattolini. Che poi ha un'altra tasca con cerniera davanti dove io tengo il curapipe, l'accendino. Ah beh, potrei farvi vedere oggi anche il mio mitico accendino Savinelli, trovato a un mercatino dell'usato un anno fa in radica, che vedete sempre che lo uso ma non ve l'ho mai fatto vedere. Quindi oggi una puntata sugli accessori, diciamo. Molto bello, ma la luce è accesa, no? Eccolo qui, si apre così, qui c'è la tipica rotellina, poi si può regolare la fiamma da sotto, ha due interruttori, diciamo, uno per la due regolazioni, uno per la fiamma, l'altro si svita e c'è il l'ugello per la regolazione del gas. Quindi oggi puntata sugli accessori. Ah, potrei farvi vedere anche un curapipe bellissimo, che però purtroppo rotto, della Lubinsky, acquistato in una vacanza in Toscana. È molto bello, così, di legno, dipinto a mano. Si è rotto il pigino, purtroppo. Aveva poi il raschietto e l'ago un po' spesso. Peccato, peccato che mi si è rotto il pigino. Io lo tengo qui sotto nel mio antro della pipa per pulire i fornelli, lo lascio sempre qua. Va bene, dai, caricherò un full Virginia Flake che vi ho già recensito, ma stasera ho voglia di rifumare il Full Virginia.
stiamo ascoltando una band con cui condividiamo la sala prove, siamo in tre gruppi che condividiamo la stessa sala prove. Questa è una registrazione loro un po' vecchia, il gruppo si chiamano Aironi Neri, fanno un rock blues decisamente classico, hendrixiano, ma non solo. Yeah.
stasera faccio proprio come se fossi da solo, no? Fumata tranquilla e ascolto. E per chi non avesse visto l'altra recensione, anche il Full Virginia Flake è un colpo sicuro, è un tabacco buonissimo, una miscela di solamente tabacchi Virginia, sapientemente miscelati sempre dalla Samuel Gewitt. Una fumata abbastanza complessa, nel senso che sprigiona diversi sapori, da alcuni più aspri a altri più dolciastri, con un'infinità di sfumature tra gli uni e gli altri. Quindi complessa da recepire, no? Gli Eroni Neri, da che ricordo io, hanno sempre avuto una formazione a tre, con vari avvicendamenti, ma soprattutto di batteristi. Nella formazione che state sentendo adesso, sono delle registrazioni un po' vecchie, comunque alla voce e alla chitarra c'è Claudio, al basso e voci anche Manuel al basso, e in questo caso c'era Simon alla batteria. Nella formazione attuale c'è Paolo alla batteria. Beh, anche loro li saluto tutti se mi stanno guardando. Non ho ancora chiesto il permesso di usare le registrazioni, ma lo farò in seguito. Io vi saluto, continuo ad ascoltare, magari lascio andare ancora qualche minuto la registrazione. Stasera serata blues intimista. Ciao a tutti, buone fumate, buoni ascolti da Moreno e dagli Eroni Neri. Questo album si chiama Eroni Neri Experience, potrebbe essere del 2008-2010, una cosa del genere. Ciao ciao.